Ciao ragazzi, questo è un nuovo video haul dove appunto vi voglio far vedere cosa ho acquistato il mese di aprile. Allora, incomincio subito. La prima tappa che appunto vi voglio far vedere, che vi dissi già nell'haul di Tiger, esclusivo solo di Tiger, se non lo avete visto, l'avete perso, vi lascio comunque giù nell'info box il link diretto oppure da qualche parte qui. Quindi, per l'appunto, vi dicevo che avevo acquistato una spillatrice, quella piccolina verde Tiffany, e appunto che se la trovavo con il rosa l'avrei acquistata. E infatti l'ho trovata e l'ho acquistata, perché comunque io sono amante di questi colori, soprattutto in questo periodo mi piace veramente tantissimo il rosa, comunque i colori pastello, e quindi non potevo non prenderla. Poi, girando comunque su Facebook, sul gruppo di cartopazze, che ovviamente mi stanno contagiando, ma di brutto, avevo visto delle penne che, quando le vidi, dissi tra me e me: come mai non le ho viste? Infatti poi sono tornata, quando appunto sono tornata, le ho trovate, le ho prese e le ho trovate. E appunto sono queste qui, troppo troppo carine. Questa qui scrive da un lato rosa e da un lato blu, questa qui invece scrive da un lato nero e da un lato blu. Quindi per 1 euro entrambe non potevo che non prenderle. Troppo troppo pucciose. Poi ho preso una scatola di cartone, questa qua fatta con appunto della collezione di maggio, perché sto veramente nel panico, perché non ho più spazio dove mettere i wash tape, e quindi, dato che stanno avanzando a vista d'occhio, ho pensato di metterli tutti qui, perché comunque, essendo piccolini, di metterli tutti qui sperando che ci entrino, perché comunque sono tanti. Comunque, questa è la scatola, molto molto bella secondo me. C'era sia Bianca che Tiffany, però di questa grandezza era l'ultima, poi c'era più piccola. Io credevo di trovarla anche rosa, invece no, l'hanno fatta soltanto di questi due colori. Poi sono passata al Carrefour e volevo qualche maschera, volevo prendere queste due maschere da un po' di tempo che le vedevo e non le prendevo mai, perché comunque ci riflettevo. E quindi alla fine un giorno sono entrata e appunto l'ho presa. Questa è per appunto usarla insieme al mio shampoo e balsamo dei Provenzali, che sapete benissimo che io stra-amo questa marca. Se mi seguite lo sapete che io ormai uso soltanto prodotti comunque con buon inci o bio per i capelli, e ultimamente anche per il viso e per il corpo, grazie alle aziende, sto riscoprendo anche per il corpo, ecco, e per il viso. E comunque l'ho trovata e l'ho voluta prendere. Insieme a lei ho voluto prendere anche questa maschera, che in questo caso è dell'erboristica, sempre ai semi di lino, e questa ha anche il burro di karité. Vedremo come si comporteranno con i miei capelli. Poi sono passata dai cinesi e ho preso questi tre pennelli per occhi. Ora vi faccio vedere, per la somma di 1,90 euro l'uno. Sì, finalmente li posso usare. Io ho preso questo qui sfumabile per sfumatura angolato, molto morbido, veramente stanno facendo dei pennelli veramente che non fanno invidia a nessuno. Poi ho preso sempre 1,90 euro
questo da sfumatura ampia, fatto così. Spero che si possa vedere, molto molto morbido, come vedete, e anche abbastanza compatto. L'altro invece, l'ultimo, sempre 1,90 euro, ditemi voi come non potevo non prenderli a 1,90 euro. Questo qui fatto in questo modo qua, sempre tutto bello compatto, morbidoso, l'avevo pensato per magari per sfumare, non lo so, il correttore, oppure comunque nei punti più difficili, gli ombretti, o magari perché no, i prodotti in crema. Poi passiamo a Wycon. Wycon sono stata 2 volte. Nella prima volta mi sono appunto presa l'ultimo dei 3 pennelli di questa collezione che io vi dissi che avrei comunque completato, diciamo, la collezione di questi pennelli di questa collezione. È appunto questo, il numero 3, e questo è quello diciamo, o da blush o comunque da terra, mi veniva la parola. Eccolo qua, morbidissimo anch'esso, anche lui simile a Real Technique. Speriamo che ne fanno altri, perché così li vado sicuramente a prendere. Poi ho preso in offerta a 3,90 se non erro questo ombretto in crema nella colorazione 05 prugna di questa collezione qui, che non mi ricordo come si chiama, comunque questo qui. Ed è fatto così. Un pennello, diciamo, diverso dai soliti che io ho acquistato finora come ombretti in crema, ed è questo bellissimo viola. Spero che si veda. Eccolo qui, bellissimo. Già l'ho provato, dura tantissimo e si applica davvero con facilità, e ce n'erano di tantissimi colori. Poi ho preso 3 nuove tinte, quelle, diciamo, con le colorazioni nuove che sono uscite, che hanno questo scatolino qui, e ho preso il 35, il 37 e il 38, che erano appunto quelli che mi ero segnata quando uscirono, e che prima o poi le avrei volute prendere. E poi così è stato. Allora, vi faccio vedere la 35, che è questo bellissimo color nude, molto naturale, adattissimo per la mattina, ecco, o quando non si ha voglia di mettere comunque molto colore sulle labbra. E allora, questo è lo scovolino, l'applicatore, bellissimo, molto naturale questo, ed è questo colore qui. Poi il 37, che è questo bellissimo color, un fragola, sì, un fragoloso.
e hanno un profumo straordinario. Questo qui. E in ultimo il 38, che è questo color molto stravagante. Io l'avevo pensato appunto per, non tanto per adesso che andiamo incontro all'estate, ma per comunque le, diciamo quelle giornate cupe. Mi è piaciuto tanto, quindi è un color un melanzana. Bellissimo, un viola scuro, non so come definirvelo, molto bello secondo me. Mamma mia, profumo straordinario. E ora passiamo a Kiko. Allora, Kiketto. Allora, con Kiko che cosa ho preso? Allora, in primis ho fatto scorta per quanto riguarda i mascara, perché c'è stata l'offerta dei mascara, non so se ci sia ancora, ma mi sembra di sì. Comunque, l'offerta appunto di mascara che ogni tanto Kiko mette e io mi sono captata praticamente e ho fatto scorta perché appunto mi servivano e ho preso il mio solito top coat, quello viola, questo qui che non vi apro perché sto finendo quello che ho aperto e quindi comunque lo conoscete perché comunque lo vedete quando faccio i tutorial. Ormai come top coat uso solo questo perché mi piace veramente tanto come mi allunga le ciglia, anche se io non è che ho problemi di ciglia, però mi piace l'effetto che mi lascia e ne ho presi due. Poi ho preso Extra Sculpt Waterproof Mascara. Questo qui, che io già l'ho provato e mi è piaciuto, quindi visto appunto l'offerta, l'ho voluto riprendere, così me lo tengo di scorta, perché mi piace soprattutto lo scovolino. E l'ho preso anche quello normale, che non l'avevo mai provato, che si differenzia perché questo qui è tutto nero. Eccolo qua. E infine, come mascara che mi serviva, ho preso il gel delle sopracciglia perché ho quello della Essence che mi sta appunto finendo e ho preso questo qui della Kiko, visto l'offerta, anche perché quello della Essence non sempre lo becco e quindi l'ho voluto prendere. Infine ho preso due nuovi rossetti Velvet Matte, quelli che sono usciti appunto da poco e la prima volta ho evitato quando ho preso il mascara, la seconda non ho potuto evitare e quindi ho preso il 317 e il 304 e ora vi faccio vedere. Allora, prima il 304. Appunto hanno questo packaging fatto, diciamo che assomigliano un po' a quelli che già uscivano, però questi qua, a differenza degli altri che si pigiava qua e appunto poi fuoriusciva il prodotto, questi qua si aprono normalmente e questo è il colore. Io stravedo per questi colori, poi matte, figuratevi un po', non ho potuto non prenderli. Eccolo qua, stupendo.
veramente, veramente stupendo. E l'altro, 317, sempre solito pack, e questo è colore straordinario. Sicuramente ne prenderò altri, perché a me ragazzi i rossetti mancano. Che vogliamo fare? Eccolo qua, straordinario. Poi, prima di passare al pezzo forte, immagino che già avete immaginato di che cosa parlo, vi voglio far vedere alcune cose che mi ha inviato un venditore di Amazon per quanto riguarda le cose per l'agenda, i wash tape che ho scelto. Allora, ho scelto questi, che sono praticamente come wash tape, però sono fatti a questa grandezza in modo tale che si possono ritagliare, si possono decorare come si vuole l'agenda. E io mi sono scelta questi qui. Poi mi sono scelta questi tutti glitterati, tutti così. Poi mi sono scelta questi fatti con i pois a pastello, con i colori di pastello. Poi, sempre glitterati, mi sono scelta questi. Vi voglio far vedere proprio la. Quantità. Ecco, stupendi. E questi sono tutti questi colori qua, tutti glitterati, che io da cinesi questi non li trovo. Ed infine questi qui, fatti così. Questo è troppo troppo bellino con i cuoricini. Ecco qua. E questi sono quelli che ho scelto da questo venditore. Poi, in ultimo vi faccio vedere appunto l'acquisto più grande che c'è stato negli ultimi, diciamo, nell'ultimo periodo, che è appunto di MAC. Sapete benissimo che io ogni settimana non posso che non passare da MAC o per una collezione o per un prodotto che mi segno e poi quando arriva me lo prendo. E quindi così è. Allora, in primis vi faccio vedere la palette, questa qui, che io cercavo da un bel po' di tempo e non arrivava mai, era sempre finita, finiva sempre, e finalmente sono riuscita a prenderla. Ed è una palettina di ombretti occhi. Ombretti occhi. Gli ombretti sono per gli occhi. Comunque, questa qui, che io volevo da tantissimo tempo, e sono questi colori qui, troppo troppo bella. Questa è la più bella secondo me di quelle che ci sono sul sito, di queste palettine, perché si possono comunque fare dei make up da giorno, da sera, un po' più stravagante perché c'è questo che va un po' nell'oro. Insomma, si può giocare e gestire bene la situazione con questi ombretti, troppo bella. Poi passiamo ai rossetti. Allora, e qua c'è stato veramente il boom. Allora, tutto tutto, perché sennò può dar fastidio il rumore. Allora, ho preso di questa collezione due rossetti e due tinte della collezione, questa qui che non mi ricordo il nome, abbiate bontà.
e ho preso questi due rossetti qui. Ok, quindi retro rouge, che hanno un pack straordinario come tutte le collezioni che fa appunto la MAC. Eccolo qui, qui c'è appunto la scrittina, qui riporta una ragnatela, questo si apre così, questo è il colore, ed è un bellissimo rosso scuro, sono matte, eccolo qua. Il secondo è Living Lady Red. Bellissimi anche gli scatolini. Io delle collezioni di MAC le ho tutte praticamente le scatole, perché sono una veramente una più bella dell'altra. Sempre lo stesso pack. Ed è questo rosso qui, bellissimo. Ovviamente più chiaro di quello che vi ho fatto vedere prima. Poi le altre due, che sono appunto le due tinte, sono Red e Crimson. Eccole qui. Ragazze, queste sono stupende. Io ho provato Crimson, questo qui è stupendo. Mi è durato tutto il giorno praticamente. Io l'ho messo verso ora di pranzo, verso le 2. Sono tornata a casa intorno alle 7, pranzato, bevuto, caffè, parlato e quant'altro. E sono questi qui. Mi è durato davvero tutto il giorno. Non mi ha seccato assolutamente le labbra. Ora vi faccio vedere. Questo è il colore. Stupendo. Veramente, veramente stupendo. Un rosso bordeaux davvero bellissimo. Poi l'altro invece è Red, si chiama Red. È appunto la stessa tipologia dell'altro ed è un bellissimo rosso acceso. Come vedete, questo non l'ho proprio utilizzato ancora. Vi faccio subito vedere. E ce ne vuole davvero pochissimo prodotto. E deve essere applicato un po' per volta, perché altrimenti se sbagliate dopo è difficile rimuovere, soprattutto questi colori così accesi, ecco, un bellissimo rosso veramente, proprio un rosso acceso, non quelli cupi, 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 straordinario, veramente, sono stata veramente felice di averli presi. In primo momento non li avevo proprio adocchiati, anzi li snobbai proprio. Invece poi io purtroppo sono fatta così, ci ripenso e poi alla fine se non li prendo mi pento. Poi ho preso una novità per quanto riguarda appunto MAC. Che sono questi gloss tinte che io ho preso, questo nome qui che non ve lo dico proprio, lo leggerete voi, ed è appunto una scatola più alta rispetto a quella dei rossetti classici, ed è questo prodotto qui, che sinceramente là per là era un po' indecisa se prenderla o meno. Poi alla fine il colore mi piaceva e l'ho preso,
Praticamente questa, una volta asciugata, anche se va via, diciamo, il colore, ma rimane comunque, il colore sulle labbra rimane, cioè le labbra mi rimangono comunque colorate, ecco. E questo è il colore, troppo, troppo bello. Eccolo qua, stupendo. E l'ultimo vi faccio vedere i campioncini che mi sono fatta dare per quanto riguarda MAC, e mi sono fatta dare, ovviamente i prodotti MAC non li ho comprati tutti insieme, quindi cercavo comunque di evitare, e quindi mi sono fatta comunque prendere, dare dei campioncini per provare qualcosa. Mi sono fatta dare il pigmento tan. Ora vi faccio vedere. Eccolo qui. Stupendo. Ce ne vuole davvero pochissimo, perché sono veramente molto pigmentati i pigmenti di MAC. E infine due campioni di fondotinta, ovvero un ProLower NV25, che appunto io già avevo usato, però volevo riprovarlo. E il ProLower nella colorazione NC15. Così hanno scritto su qua, invece quello di prima hanno scritto ProLower NV25, e questo qua secondo me è della colorazione che più si addice a me, non lo so, lo vedo più chiaro, o hanno invertito le numerazioni, non lo so, comunque. Questi qua. E con questo è tutto, ragazze. Io spero che il mio haul vi sia piaciuto, vi sia dato un po' di compagnia, vi abbia fatto un po' di compagnia. E mi raccomando, andate sempre nell'info box a sbirciare qualcosa che magari mi è sfuggito. E noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Ciao, belle!